È impossibile, anche essendo Draghi, cioè l'italiano più prestigioso nel mondo, tenere fede alle attese che gli hanno costruito intorno, perché gli hanno fatto un pessimo servizio quando lo hanno presentato come il Salvator Mundi, o almeno Europe, o almeno Italie. Draghi è un essere umano che si ritrova con una macchina, che è la macchina burocratica italiana, e fa tutto quello che può esattamente come faceva tutto quello che poteva chi lo ha preceduto. Quando vieni elevato troppo in alto, se poi cadi, la caduta è più dolorosa e quindi, dato che aveva delle aspettative enormi, quelle aspettative erano assolutamente irrealizzabili, sta facendo più o meno quello che si faceva prima. Però ci ha liberati di una serie di fastidi. È vero che è rimasto quel giochino, la destra apre e la sinistra chiude, ma almeno ci siamo liberati del MES, della cyber security, dei ritardi del recovery. Mancano 15 giorni alla consegna e nessuno chiede più nulla su questo recovery che è completamente scomparso. Quindi abbiamo depurato, l'atmosfera di tutte quelle tossine, di tutte quelle puzze che ci hanno ammorbati per un anno e che erano tutte cazzate, fatte apposta per buttare giù il governo precedente. Adesso questo più o meno fa le stesse cose e almeno su quello, dato che stanno tutti dentro, nessuno protesta più. Sono cambiate le mani. E naturalmente, dato che si è detto adesso arrivano quelli bravi, e visto che quelli bravi fanno più o meno quello che è possibile, cioè quello che si faceva anche prima, è chiaro che c'è gente che non nota la differenza. Ma non è colpa di Draghi se non ci mandano i vaccini. Come non era colpa di Conte, non era colpa di Arcuri, non è colpa di Figliuolo. Quindi io starei un po' attento a fare annunci 500.000 al giorno, quando sappiamo che le dosi bastano appena per 300.000, no? E aspettare e tenere il profilo un po' più basso in modo da ricalibrare le aspettative rispetto al possibile, perché solo così un governo va avanti. Concita De Gregorio, però non è proprio tutto come col governo precedente. Sul recovery fund è vero che si sa È molto anche poco, anche se... peggio, hanno fatto pure un condono. Questa immagine del preside, che arriva il preside, è la sensazione che aveva dato il primo giorno, quando, è il suo arrivo, no? È come se Conte e gli altri fossero un po' tutti i professori, il supplente, quello che è arrivato lì è stato messo. E invece poi è arrivato il preside, cioè proprio una, anche non solo per curriculum, ma anche per aplomb, no? Ora però anche il dirigente scolastico è comunque appunto un essere umano che ha a che vedere con quella classe, con quella scuola, con quelle strutture, con quel numero di vaccini e forse lui stesso in questo senso dicevo si aspettava qualcosa di diverso, no? Invece il nostro sistema politico non è esattamente così. Non condivido questa lettura, nel senso che se a Draghi qualcosa va male è colpa della politica. Che devono fare i politici? Si sono messi sotto i suoi piedi. Sono 2 mesi che non parlano, a parte Salvini che straparla fuori perché non fa parte del governo. In Consiglio dei Ministri non muove foglia, anche perché in Consiglio dei Ministri non si decide niente. Decidono tutto fuori 3 o 4 tecnici che si stanno riscrivendo il recovery all'insaputa nostra e del Parlamento. La stampa è tutta ai suoi piedi, non sono gli italiani che si sono inventati il Salvator Mundi, è la grande stampa che lo ha raccontato così, fin dalla sera in cui Mattarella ha pronunciato il suo nome. Ci hanno detto adesso arrivano quelli bravi e finiscono i dilettanti. Quando scopriamo che quelli bravi sono uguali ai dilettanti e ci aggiungono pure il condono o la gaffe con la Turchia o cose del genere, ovviamente c'è uno spaesamento, ma è l'informazione che ci ha raccontato quella favoletta. Non sono mica gli Ma italiani no, che non si è vero, fidano sempre Marco, del no. duce. Non è solo Ma guarda, questo. potrei farti No, una non è solo questo, lettura Marco. che dura alcune ore e che fa Guarda, scompisciare da ridere. Io ho letto su un anche quotidiano che tu questo. No, conosci ma è anche molto questo. bene, Ma che al dire che passaggio sono di stati i Draghi nei giornali corridoi del significa... palazzo si inchinavano le statue di De Gasperi e di Einaudi. Abbiamo letto cose di questo Vabbè, genere, ma sono cose questo... che Su sono questo offese sfondi alla una porta nostra aperta. Però voglio professione. dire una cosa, ad onor del vero,
Ad onor del vero, non c'è dubbio che i grandi giornali abbiano raccontato la cosa in questo modo, ma poi esiste la cosa. Non è che se lo siano inventato i giornali o che sia stata una comunicazione a dir questo, ma l'intenzione del Presidente della Repubblica era quella di dire: adesso arriva una persona che mette le cose in ordine, perché la cosa in sé, cioè Draghi in sé, quante volte anche in passato, negli anni, adesso non facciamo l'elenco, quante volte si è detto ci vorrebbe Draghi, no? Poi lui non era disponibile, non è mai stato disponibile. Mai detto, per la verità. Il suo antico compagno. Non l'ho mai detto perché io sono un democratico, diciamo, e quindi preferisco decidere che le scelgano gli italiani coalizioni di governo, non il Presidente della Repubblica dal suo cilindro. Pur avendo una grande stima per Draghi come banchiere, ma Draghi è stato 10 anni al Ministero delle Finanze. Diciamo, Concita, non è mica un marziano, è stato 10 anni al Ministero del Tesoro e delle Finanze, da Andreotti a Berlusconi, non sono io che ho chiamato Draghi. Abbiamo visto banche saltare in aria, non è mica uno sprovveduto, cosa. Lo sapeva che cos'era la politica, e non c'è Presidente del Consiglio che abbia avuto una totale assenza di opposizione nella politica e nei media come quella che sta avendo lui da 2 mesi. Ma che devono fare ancora i partiti? Sì, scomparire. Ma non me lo devi spiegare, perché ti fanno so fare chi tutto è quello che vuole. C'è la solo storia, la Meloni all'opposizione, ha una maggioranza del 90%, che manco nella Bulgaria della cortina di ferro. Ma dove sono questi sabotatori che gli impediscono allora, di fare i miracoli? Credo che possiamo Io non li vedo. Insieme, ma sono perfettamente d'accordo con Marco, che diciamo, non trovando nessuno con cui polemizzare, oggi diciamo, decide di farlo con me, ma io sono assolutamente. Ma io polemizzo perché non sono d'accordo, non perché ce l'ho con te. Ma invece pensa, è incredibile, invece io sono d'accordo con quello che dici, cioè sono d'accordo che lo dovrebbero eleggere gli italiani, però sto dicendo che neanche Conte, come dire, è stato francamente Conte è votato, stato espresso no? dai vincitori delle elezioni, Concita. Vabbè, comunque insomma non è stato eletto. I premier non lo eleggono gli italiani. Comunque gli italiani eleggono prima i partiti che si coalizzano e nominano il Presidente del Consiglio.